Abbiamo appena ascoltato una poesia della patria che, come diceva il compagno Lamberto, per noi la patria assume un valore veramente diverso di quello che si vuole dare. Mi piaceva che questa poesia venga praticamente tradotta in italiano ai miei concittadini italiani, perché è una poesia piena di significati. Praticamente la traducerà e la tradotta la Pierangela, che viene a leggere questa poesia di un poeta di Homs. Homs oggi, dove c'è la cittadina di Haule, che ha segnato la carneficina dei Salafiti. Vieni, Pierangela. La patria, figlio mio, assomiglia a una madre. Quando vuole allatta e smette di allattare. Può darti o toglierti tutto, in entrambi i casi è una madre. La patria scorre nelle cellule del sangue. L'istinto dell'amor patrio scorre nelle vene. Quando moriamo in un altro paese, l'anima ritorna in patria vagabonda, triste, carica di sofferenza. La patria è orgoglio, dignità, risveglio della coscienza. La patria deve essere paziente, determinata, forte nella religione. Figlio mio, la patria non è per questo, quello, il figlio dell'altro. La patria non è un francobollo, un telefono o un indirizzo. La patria, figlio, non è abbandonata a se stessa. Non diventa in un attimo di pazzia di chiunque. La patria e per chi ha le radici ancorate alla storia e avanza facendosi largo con l'avanzare del tempo. La patria è per chi fa diventare fertile il deserto e pianta un giardino tra le rocce. La patria è per chi si innalza fino al livello di essere umano. La patria vive in noi, anche se siamo lontani. La patria è per chi ha costruito il paese, mattone su mattone. La patria è per chi ha fatto voto a Dio ed è disposto a immolare anche il proprio figlio per essa. La patria è per chi si difende dagli attacchi, invocando l'aiuto di Dio, e non fa mai cessare l'ardore dell'amor patrio. La patria, o figlio, è al primo posto, e il mondo viene dopo il centesimo. La patria prova pudore per chi si vergogna, e in fondo, figlio mio, la patria è la sola dote concessa all'essere umano.